Veloce non hanno sufficiente resistenza e quindi sono tutti indebiti sul sigillo fino al traguardo, discesisti, slalomisti, gigantisti, uomini e donne. 89 centesimi di vantaggio per il secondo della prima manche, l'austriaco Rainer Salzgeber. Ha incrementato il suo vantaggio rispetto a Tomba, vediamo in questa azione, è abbastanza morbido, è abbastanza fluido, vediamo. Ha perso, no, non ha perso, non ha perso niente in questa fase. Non ha colazione da quattro ruote motrici di Alberto Tomba. Ecco, è questo. Oggi ti è sembrato davvero integrale Tomba? Sì, oggi è entrato integrale, però anche questo sta andando molto bene. Adesso vediamo questo passaggio. L'ha preso molto bene. Non ce la fa. Tomba forse è secondo. Non ce la fa. Almeno secondo. Allora Tomba almeno secondo. Per ora è secondo Salzgeber. Tomba ha fatto 1.18.92, un tempo strepitoso. Attenzione, attenzione a Hermann Mayer, il vincitutto di questo momento, l'austriaco Hermann Mayer, godrà poi del grande tifo di casa. Comunque Tomba è sicuramente secondo. Aveva un secondo e 97. Avevo il secondo e 54 di vantaggio, è ancora 43 centesimi, ha incrementato ancora i 43 centesimi. E io devo, sinceramente, oggi devo modificare i miei convincimenti, perché gli ultimi anni mi avevano presentato un Tomba che non sapeva reggere oltre il minuto e pensavo che non sarebbe riuscito. Invece, cambiando il sistema di preparazione, ce l'ha fatta tranquillamente, che lui è tornato grande in gigante. Questo Hermann Mayer vince e anche oggi stravince, però è bello che Tomba sia secondo. 2.44, pensate, 2 secondi e 44 da Hermann Mayer al secondo classificato Alberto Tomba, quindi abbiamo la